gente strana. Prima si odia e poi si ama. Cambia idea improvvisamente. Prima la verità, poi mentirà lui. Senza serietà, come fosse niente, sa la gente matta, forse troppo soddisfatta. Il mondo ciecamente, quando la moda cambia, lei pure cambia, continuamente, scioccamente. Dedico a tutti quelli che come me, come tutte le mie sorelle, sono i diversi. Ci auguro di rimanerlo perché la gente è strana, molto strana. Ho scelto questa canzone stasera perché a conferma dell'osservazione della disumanità in quella piazza. Questa che non era che la conclusione di una giornata molto pesante, psicologicamente e emozionalmente. Abbiamo compreso con oggi che non siamo da piazza. Noi dobbiamo continuare a dare l'esempio, dimostrare che la legge è un'altra e dimostrarlo con i fatti. Dobbiamo togliere quei risi dalla bocca dei tanti che non hanno niente a che vedere con i sorrisi, quei ghigni sul viso di tanti che non hanno niente a che vedere con la felicità. E lo dobbiamo fare dimostrandolo. E quindi rompendo le palle, perché è così che ci considerano, una rottura di palle. Mica si fanno delle domande, mica si chiedono per quale motivo siamo ancora qui, mica si chiedono per quale motivo non riescono a mandarci via. Sarà perché è perché non ce ne andiamo noi? Sapete cosa ci è stato detto? D'altronde siete voi che volete rimanere. Questo è il livello con il quale si ha a che fare. Pensate che sia soltanto sul territorio di Grosseto? No. È molto, molto in più larga scala. Ma detto questo, noi abbiamo da fare. Non è vero?
vi apro i microfoni e stasera spero che molti di voi lo abbiano potuto scaricare prima, gli altri che abbiano potuto prendere visione, purtroppo in ritardo perché sono riuscita a inserire le fotografie soltanto pochi minuti fa, del documento che vorrei trattare insieme e poi ci interfacciamo. Ah, il mio angelo mi ha aiutato. Angelo, mio angelo, te ne occupi tu, perfetto. Io vado tranquilla. Ok, spero che mi stiate sentendo e che non debba avvicinare troppo i telefoni. Rispetto a ieri sera, come vi sembra? Datemi soltanto un feedback e io vado avanti. Ci sentiamo benissimo, Valentina. Ciao. Ciao Buonasera. Ciao. Anto, grazie. Allora vado, parto. Tranquillo. Forte e chiara. Meno male, stasera abbiamo deciso di fare una diretta in notturna proprio perché abbiamo cercato di non disturbare e farci disturbare. E quindi probabilmente è riuscita. Allora. Ovviamente stiamo parlando di un documento che va a chiudere quella normativa che non è legge riferita alle dichiarazioni ed è il Ministero, ovviamente, dell'Economia e delle Finanze che parla. Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, numero 23, che istituiscono e disciplinano l'imposta municipale propria. Vado avanti, ormai l'abbiamo stradetto. Visto l'articolo 13 del decreto 6 dicembre 2011, 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, numero 400, 214, che dispone l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria. Credo che ci sia poco da esaminare su questo termine, anticipazione sperimentale. È tutto chiaro? Non è che si sta nascondendo qualcosa. Visto l'articolo 9,6 del citato decreto legislativo numero 23 del 2011, il quale prevede, tra l'altro, che con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Abbiamo capito di che cosa si sta trattando? Il comune appartiene ad un'associazione a sua volta dell'insieme dei comuni nazionali. È approvato il modello della dichiarazione dell'imposta municipale propria. Visto l'articolo 13,12 del il quale dispone che con il decreto con il quale si approva chi lo approva? Non di certo un referendum che ha preso in considerazione il parere dei cittadini, ma l'associazione. Il modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione e che restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Con cosa? Con quelle che sono le volontà dei cittadini, perché non c'è obbligo. Visto l'articolo 6, il quale dispone che al contribuente
contribuente, colui che contribuisce. Legalmente va in contrapposizione con una disposizione. Non può un contribuente che nella piena responsabilità e capacità contribuisce e quindi valuta quanto contribuire, sottostare a una disposizione. Giuridicamente è attaccabile. Il quale dispone che al contribuente non possono in ogni caso essere richiesti documenti di informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Eccola la chiave. È il contribuente che sta decidendo chi, come, cosa, perché. È il contribuente che accetta la proposta che è al di sopra di lui. È il contribuente che, in quanto colui che lascia il consenso, legalmente attua il tipo di legislazione. È il contribuente che, avendo accettato quel tipo di proposta, lascia il consenso alle informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche. Vorrei ricordare che siamo nel 2011. Vorrei ricordare che il 2005 viene messa la proposta del progetto Identità Digitale e quindi l'attuazione anche a livello europeo della 679-2016. Perché la 679 del 2016 viene confermata nel 2016, ma viene anticipata a livello europeo nel 2011. Per non parlare del 2008-2006. Quindi, interconnessione amministrativa governativa. Dei dati sensibili personali di ogni soggetto. Visto il decreto legislativo, guarda un po', 7 marzo 2005. Sarà sicuramente un caso. Concernente il codice dell'amministrazione digitale. No, non è un caso. Visto il decreto legislativo 34, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Cosa c'entra? Cosa può c'entrare il concetto dell'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche? Certo, la conferma che tutto questo è rivisto nell'ordinamento della Repubblica. Cioè, non ha niente a che fare con la prima parte della Costituzione. Sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, quindi ancora una volta, non il cittadino, non i rappresentanti del popolo, non coloro i quali dovrebbero rispondere al voto che gli è stato dato. No, l'associazione decreta
Articolo 1. Approvazione del modello di dichiarazione. Modello. Perché un modello? Perché deve trattarsi di un modello? Perché viene definito modello e non atto? Perché se si tratta di qualcosa giuridicamente legale, non si parla di atto. Modello. Ogni oggetto o persona che l'artista o l'artigiano tenga davanti ai suoi occhi per riprodurlo. Per esteso, ogni cosa o persona ritenuta perfetta e quindi degna di essere imitata. Chi per professione posa per pittori. Riproduzione in scala ridotta di un'opera esistente o progettata. Prototipo industriale, tipo di prodotto industriale con determinate caratteristiche. Dal latino volgare, misura, modulo. Architettonico. Continuo a chiedermi perché modello nel momento in cui si sta parlando di un qualcosa che giuridicamente dovrebbe essere imposto. Imposta, imposto, disposto. Quindi, perché modello? Perché deve rivedere un qualcosa? Non lo è? Se rivede qualcos'altro, non lo è? Non è effettivamente ciò che dovrebbe essere? È vero. È vero. È vero perché effettivamente non esiste. Nella legge non esiste. E quindi è giusto il termine. È un modello, non è un atto. È approvato con le relative istruzioni il modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta. Agli effetti. Agli effetti. Quindi è in virtù del suo utilizzo che poi darà gli effetti. Dell'imposta municipale propria da utilizzare a decorrere dall'anno di imposta 2012. Salto, vado alla dichiarazione agli effetti dell'imposta municipale propria deve essere redatta su stampato conforme al modello di cui al comma 1. Conforme. Ricordate bene questo particolare. Deve essere conforme. Ok? Quindi vuol dire che il modello deve attenersi a. Articolo 2. Struttura del modello di dichiarazione. Il modello è formato da un unico foglio. Da un unico foglio. Da un unico foglio. Quando? Minimo sono sette. Minimo sette fogli. Quindi siamo già fuori da quello che è l'articolo che va a disporre di questo
No, modello, modello. Il modello è formato da un unico foglio, largo, alto, con due facciate. La prima facciata è riservata all'indicazione, oltre che del comune destinatario della dichiarazione, dei dati identificativi del contribuente. Fondamentale. E degli eventuali contitolari. La seconda, la descrizione degli immobili dichiarati. Sempre perché sei tu che dichiari. Dichiarati da chi? Da quello lì che è stato identificato. Da chi? Dall'intestazione del foglio. Quindi lui scrive, ma in realtà sta lasciando il consenso all'intestazione del foglio di poter richiedere informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria. E quindi perché li riscrive? Perché non basta soltanto il nome e cognome o cognome e nome? Perché se è in diritto, è in possesso, conosce già quelle informazioni, le fa riscrivere? Il consenso. Perché per legge non esiste questo tipo di procedura. Il modello è su fondo bianco con caratteri. Non c'è anche blu. Non ci sono anche le scritte in blu, non c'è anche la base che è azzurrina, perché mi è sembrato che ci sono diversi modelli, non ce n'è soltanto uno. Con caratteri in colore nero, no, anche di diverso colore, ad eccezione della dicitura IMU, imposta municipale propria, per l'anno 2000. Che è in colore Pantone Orange 021. Oh, devo dire che, come tutti gli atti, nella descrizione e certificazione dello stesso, hanno tutte le specifiche del caso. La legge la conoscono, con la differenza che è poi quel consenso dato dal cittadino che fa diventare legislazione tutto questo. Esso si compone di due esemplari identici, quali recano rispettivamente la seguente dicitura, originale per il comune e copia per il contribuente. Perché l'originale per il comune e la copia per il contribuente? Di solito, chi è che tiene l'originale? Colui che è titolare dei suoi dati. Ci avete mai pensato? Colui che è il sottoscritto, è il soggetto, è il titolare di quel documento. Che nell'originale. La copia viene data all'altro. Come faccio a farvi un esempio? Aspettate un attimo. Aspettate, non mi viene. I verbali. Sarà un caso. Sarà un caso che i verbali di accertamento, volgarmente chiamati multe, viene lasciata l'originale al soggetto e la copia resta all'altra parte, alla controparte. Perché il soggetto è chi avrebbe commesso il reato, no? L'infrazione.
colui che viene contestato la legislazione di quel momento, ma è lui il titolare. E quindi, essendo lui il soggetto, è a lui che si dà l'originale. E in questo caso perché il contrario? Forse perché il titolare è il comune. Forse perché il soggetto non è titolare dei suoi dati, perché i dati sono della titolarità del comune. Ma sicuramente mi sto sbagliando. Io ho apposto un'altra specifica, che è quella di cui abbiamo già parlato più volte. Come si può definire contribuente colui che è rivisto da questo modello quando nel calcolo successivamente viene poi definita una quota da qualcun altro? Perché se si trattasse di contribuente, contestualmente dovrebbe dichiarare ciò che lascia la cifra, la somma, la quantità, mentre invece successivamente viene poi calcolato la quota. E non va più in coerenza col termine contribuente. Ecco perché poi dopo tutto si trasforma. Articolo 3. Disponibilità dei modelli di dichiarazione. I comuni devono far stampare a proprie spese. Non mi sembra. Non mi sembra che accada così. Mi sembra che ci sono diverse realtà dove per la compilazione devi pagare, dove per avere il modello devi pagare. Forse mi sto sbagliando. Un congruo numero di modelli con le relative istruzioni da porre a disposizione gratuita dei contribuenti. Beh, da oggi chi vorrà continuare ad operare in questa prassi, almeno questo lo pretenderà. I modelli sono disponibili anche nel sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in versione PDF. Editabili possono essere utilizzati purché vengano rispettate in fase di stampa le caratteristiche tecniche di cui al successivo articolo 4. Quindi andiamo a controllare tutti quelli che li compilano per i cittadini. È altresì autorizzato l'utilizzo di modelli prelevati da altri siti internet. Ah, ecco, ora c'è il gioco. La gente è strana, molto strana. Continua ad urlare. Non era, questa volta non era con noi, questa volta era tra di loro, urlavano tra di loro. A condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche richiamate nel citato articolo 4 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati, nonché gli estremi del presente decreto. Quindi questo è la chiave per poter fare come cacchio ti pare, anche a te che produci il modello per il cittadino, l'importante è che ti attieni a questi due particolari. Quindi, richiamato l'indirizzo dal sito si preleva e gli estremi di questo decreto. Poi fai un po' come ti pare. Articolo 4. Caratteristiche tecniche per la stampa del modello di dichiarazione.
Troverete una apposizione di considerazione personale. La faccio in questo momento con voi. E ripeto quella che è il sottotitolo dell'articolo 4. Caratteristiche tecniche per la stampa del modello di dichiarazione. Mi sembra un po' come l'articolo della Costituzione che definisce come deve essere la bandiera italiana. Ma nessuno, diciamo nessuno tende a redarguire chi ne trasforma quelle caratteristiche dettate dalla legge. E allora ci ritroviamo la bandiera a pezzi, la bandiera a sorriso, la bandiera con le ali, la bandiera con le farfalle, la bandiera con i puntini, la bandiera al contrario. Non si può. Per legge non si può. Se la legge dichiara e definisce che sono quelle le caratteristiche della bandiera italiana, non è che ci svegliamo domani e permettiamo a un certo tizio di rivoluzionare quello che è l'articolo della Costituzione. Perché se lo permettiamo, in virtù dell'evoluzione, in virtù del futuro, in virtù dell'arte, stiamo sotterrando la Costituzione. Per farvi un esempio, è un po' quando a scuola si mantiene un certo rigore, negli uffici si mantiene un certo rigore e quindi a scuola, negli uffici pubblici, negli uffici. Non è che si può andare in magliettina corta, con la panza da fuori, col culo fuori, oppure ti metti a fumare in ufficio, oppure fai come ti pare, capito? Quindi, come la Costituzione vuole che la bandiera abbia date caratteristiche, così anche l'etica, il buonsenso, quei valori là, quelli là di una volta, quelli che se in chiesa entravi nuda ti facevano uscire. Oggi invece facciamo il matrimonio perché siamo belli, non perché crediamo in qualcosa, ma questi sono altri discorsi. Non ha voluto dire niente vedere tre matrimoni in mezzo a quella piazza oggi. E quindi c'è tutta la specifica di come dovrebbe essere il modello, quindi la stampa, la conformità di struttura, la larghezza, l'altezza. Sì, in poche parole, quando devi progettare casa tua e per legge devi allegare le caratteristiche di costruzione a quella che è la comunicazione ai vigili del fuoco e alle forze di polizia. È legge. È legge. Salto l'articolo 5, andando direttamente, leggo il sottotitolo che è riproduzione del modello di dichiarazione. Riproduzione vuol dire che riproduzione, quindi ci può essere, anche se poco prima si dice che deve essere solo quello, in realtà poi più avanti ci può essere un'altra possibilità. Quello che mi ha lasciata un po' stupita è il punto 3. Sul frontespizio dei modelli di cui ai commi precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto.
che cura la predisposizione delle immagini utilizzabili per la riproduzione. Ma non doveva essere solo un tipo. Articolo 6. Presentazione della dichiarazione. La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata mediante consegna al comune. Quindi, ancora una volta, giuridicamente è il cittadino che la va a consegnare. E allora che succede quando in realtà il cittadino la fa produrre a un altro ente? Perché non mi sembra che i cittadini la vadano a consegnare in comune, ma sicuramente mi sto sbagliando. Consegna al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati. Insistono. 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 A me ha lasciato un po' perplessa questo termine. Ora. Sì, Scusa Valentina, ti posso chiedere una cosa? aspetta Angelo che ti alzo il volume. Vai. No, volevo sapere più o meno tra quanto finiresti. Ciao, aspetta. Ah no, ho finito. C'è Ah, l'ultima ok. pagina. Abbiamo la merendina. Dai. C'è l'ultima pagina e poi ci sono gli interventi, quindi direi una mezz'oretta. No, troppo, Vabbè, non ti preoccupare, dai, ti lasciamo la merendina sulle scale. Ora non mi distrarre con il video. Hai capito? Ah, non è che puoi essere lunga pure di sabato sera, però. Poi ci viene il sonno. Qui ti stanno acclamando. Stanno acclamando tutti per quello che hai detto. Ti sei persa. Immagine bloccata? Non ti puoi agitare di sabato sabato sera sera che che poi poi si si blocca blocca tutto. tutto. Fatti. Che hai combinato? Ma ora ancora è bloccato? Io personalmente niente. Ancora è bloccato. Stavo scherzando ovviamente, No, ma ce l'ho ancora. Sì. Com'è? Tornata? sei tornata Sì, ora. perché quando la risata si blocca tutto, tra audio e video, Ma lei si infatti non agita e rido ride. più. Io adesso non rido più. Ma mi hanno fatto Abbiamo ridere. visto uno sconvolgimento delle facce, delle situazioni live. Mi ha fatto ridere perché le mie sorelle tutte ti hanno acclamato quando tu hai detto non puoi fare lunga anche il sabato. E muoviamoci, Allora mi dai. sbrigo. Allora mi sbrigo. È l'ora della merendina. Dai. Oh, stavo Allora, insistere.
insistere, non smettere di dire o fare qualcosa, anche a costo di arrecare molestia. Questa è la situazione. No, fanno solo rumore, vai tranquillo. No, poi sono io che do fastidio con il megafono. Capito? Effettivamente pure col vetro aperto si sente tutto. Fino a un chilometro si sente. Spegni i telefoni. E va, te la sto sentendo col finestrino aperto. Forse ce l'abbiamo fatta, se ne sono andati. Hanno scelto un'altra strada, forse. Insistere, non smettere di dire o fare qualcosa anche a costo di arrecare con molestia. Stare sopra. Si dice di angolo al centro in cui i lati passano per gli estremi dell'arco stesso. Dal latino insistere, porsi, stare sopra a qualcosa. La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata mediante consegna al comune sul territorio, sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati. Come mai si intende a specificare su cui stanno? Come mai si tende a sottolineare che quegli immobili stanno su quel territorio? Sarà mica perché il territorio non è di proprietà? Sarà mica perché si ritorna a quel concetto dove governativamente il territorio è del governo? E quindi è in virtù di quello che anche gli immobili non sono di proprietà. Ed è in virtù di quello che la dicitura che si ritrova al catasto rispetto agli immobili non è di proprietà, non è domenicale, ma è urbana. Ma sarà sicuramente anche questo un errore. Mi sto sbagliando sicuramente. Non vuol dire niente e insistono, e gli immobili dichiarati è perché stanno sopra, quindi è normale, no? Se stanno sopra si dice insistono. Se l'immobile insiste su territori di comuni diversi, la dichiarazione IMU deve essere presentata ai comuni su cui territori insiste l'immobile. Tre volte. Sarà un caso anche questo? Sì, per alcuni sicuramente. Se nello stesso periodo il termine insiste è ripetuto tre volte, non vuol dire niente. Il comune deve rilasciarne ricevuta. Di che cosa? La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata mediante consegna al comune, deve lasciarne ricevuta. Allora, deve lasciare la ricevuta di cosa? Della presentazione, non era la copia. Se deve lasciare la ricevuta in più alla copia, o la copia e la ricevuta. Chiederemo sicuramente al furbo del paese che ci risponderà. Io la mia idea ce l'ho, perché in realtà la ricevuta deve esserci in virtù di un presunto pagamento di quota che il cittadino poi dovrà dare. E quindi deve lasciare ricevuta di quei soldi che prenderà l'ente, il comune.
La dichiarazione può essere presentata anche a mezzo posta, mediante raccomandata, senza ricevuta di ritorno. 2011-2017 non è più valida. Ve lo dico, non è più valida. PEC. Adesso PEC. In busta chiusa recata la dicitura e deve essere indirizzata all'ufficio tributi del comune competente. La dichiarazione può essere altresì trasmessa in via telematica con posta certificata. Lo sapevo, ero preparata. La spedizione può essere effettuata anche all'estero, a mezzo del certo. La data di spedizione è considerata come data di presentazione della dichiarazione, certo. Il comune, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, può stabilire altre modalità di trasmissione della dichiarazione più adeguate alle proprie esigenze organizzative. Sarà mica quando in questo momento qualcuno sente dirsi è legge, deve entrare nel portale, deve fare lo SPID, deve dichiarare in un certo modo, deve avere certe caratteristiche per poter entrare, deve farlo, è legge. Sarà mica in virtù di questo che viene propinata qualche legge, perché in realtà non è legge, né questo né l'obbligo di dover digitalizzarsi. Bene, questo documento è finito. Se qualcuno... Chi è che si fa? Ti sei spaventato? Siete spaventati tutti e due. C'è qualcuno che voleva intervenire? Aveva domande? Altrimenti andiamo a fare la merendina. Allora, so di certo che c'era Ivana che ieri aveva una domanda e le avevo chiesto di mantenerla per stasera. Quindi Ivana, se volevi aprire il microfono. Perfetto. C'entra e non c'entra. C'entra nel senso delle autorità qualsiasi. Sono andata nel codice penale, articolo 357, definizione di pubblico ufficiale. La leggo, va bene? Mi ha lasciata, mi ha sorpreso. Allora, agli effetti della legge penale sono pubblici ufficiali. 1. Gli impiegati dello Stato o di un altro ente pubblico che esercitano permanentemente o temporaneamente una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria. 2. Ogni altra persona che esercita permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria. Questi del secondo punto sono le autorità qualunque che il cittadino di propria volontà riconosce? Esatto. Quindi questa è la parte per l'amministrato. Siamo nel codice, ci sarà la parte per il cittadino libero e la parte per l'amministrato? Allora, come sempre, la legge è uguale per tutti quelli che la riconoscono tale. Quindi, il codice, che è in accompagnamento della legge sulla pubblica sicurezza, va a specificare nell'articolo che tu hai letto, che è un articolo successivo a quelli precedenti, quindi anche questo fa la differenza, come tutti gli articoli, va a specificare la possibilità di scelta, quella possibilità dove il cittadino riconosce o la sua autonomia, indipendenza e quindi l'unica autorità, quella di polizia, o l'autorità come organizzazione di quel territorio. E quindi non solo
il comune, il sindaco, l'ufficiale dell'anagrafe. Protezione civile. Aspetta, che sta per morire la cassa. E non solo quello, ma anche nel momento in cui si dichiara legislativamente tale un giorno il direttore del centro commerciale oppure del centro sanitario, a quel punto dovrà riconoscere anche quel tipo di autorità. Ho un'altra domanda relativamente a questa stessa definizione. Qui c'è l'uso del verbo esercitare, che esercitano una pubblica funzione. Sul vocabolario esercitare significa compiere gli atti che il potere, la sovranità, eccetera, eccetera, di cui uno è investito, impongono. Ho letto degli scritti degli anni 30, durante quegli anni sembra esserci stato come posso dire, dibattito, discussione sulla definizione della funzione pubblica rispetto al servizio pubblico. E mi sembra di aver capito che la funzione pubblica sia, come posso dire, inerente alla definizione stessa dello Stato, giustizia. Sicurezza. Ho capito bene oppure no? Questo articolo è seguito poi dalla definizione del pubblico servizio. Purtroppo ti aiuto male perché ho bisogno di leggere ciò che tu hai letto, quindi non mi posso attenere a qualcosa che tu stai dichiarando a me. Allora, la Ok. cosa che ti consiglio è di passare ciò che hai letto a Paola. Paola lo passa a me e a quel punto, una volta stampato e letto, ne possiamo discutere insieme anche domani, volendo. Ok, c'è un'altra cosa, questo si riferisce ad esperienze che ho avuto recentemente in treno. Allora, la figura del controllore, ne avevamo già discusso, no, quando ci siamo viste. Allora, le ferrovie sono non sono più pubbliche, sono private. E quando sono entrata in treno, non ho riconosciuto al controllore il diritto di controllare il mio documento. E questa, a parte che è entrata in agitazione, si è incacchiata come una bestia. Mi ha strappato il Beh, biglietto di mano. Io le sono corsa dietro, le ho intimato 3 volte di ridarmi il biglietto, perché il biglietto è il titolo di viaggio che ho pagato, io sono a posto ed è quello che mi dà il diritto di stare in treno, quindi mi deve dare immediatamente indietro il biglietto. Lei è scappata, è proprio scappata. È stata una scena abbastanza assurda. È andata, allora mi ha preso il biglietto, ha cominciato a fotografarlo, a telefonare a mezzo mondo, quindi i miei dati, perché quel biglietto era nominale, adesso sono in giro senza il mio permesso. E alla fine, e le ho detto, guardi che se lei ha un dubbio sulla mia identità, non è necessario che si agiti, lei chiama la polizia e io mi identificherò di fronte alla polizia, come è giusto che benissimo. succeda. E lei è scappata questa volta dal conduttore del treno, proprio sfuggita. E dopo un po' è tornata indietro. Mi ha buttato il biglietto in faccia, praticamente, me l'ha gettato addosso, tenga il biglietto, e mi ha detto, lei a Norimberga scende e si fa riconoscere dalla polizia. Ho detto, ok, questa non ha capito niente, comunque, ok. E questa è stata la scena. Quindi nel momento in cui lei mi prende il biglietto, è furto perché io l'ho pagato il biglietto e gli ho detto me lo timbri, glielo tengo in mano, mi fa il timbro, mi fa il buchetto e non c'è nessun problema.
È furto? Perché poi è ritornata e me l'ha ridato. Che cos'è quella roba lì? È una... intimidazione in virtù della non conoscenza di quanto tu fossi in conoscenza. Quindi quel tipo di atteggiamento arrogante appartiene soltanto al test a cui sono impiegati tutti questi soggetti che hanno un ruolo e che devono intimare il cittadino per capire quanto è in conoscenza, perché sono stati formati tutti i soggetti che oggi hanno un ruolo, un'etichetta, un vestito, sono stati formati o hanno fatto corsi o stanno facendo corsi in virtù dell'intimidazione al e sul cittadino e test su quanto il cittadino è in conoscenza, perché ci deve essere la repressione. Quindi il mio consiglio che vi ho già dato tempo addietro è: mi dispiace perché può sembrare assurdo, ma come hai potuto notare stiamo vivendo l'assurdo, telecamera o registratore o doppio telefonino sempre carico o power bank, dovete registrare, dovete essere pronti a poter testimoniare ciò che sta accadendo, perché ci ritroveremo nella situazione dove tu hai detto una cosa, io ne ho detto un'altra. Chi è che viene preso in considerazione dalla legislazione? Colui che ha il ruolo. La cosa poi interessante è che sono solo donne a fare queste cose, però lascio stare lì la cosa e non importa. C'è un'altra... Ci apriremmo in una considerazione personale troppo... Sì, però è una statistica purtroppo però si conferma. Hai ragione, perché purtroppo lo devo confermare anch'io. Ivana. Sì? Scusate, al riguardo di quello che ti è successo, se posso, volevo fare un commento, in quanto ho avuto anch'io delle esperienze, diciamo, simili. Posso? Stefano, facciamo magari concludere un attimo Ivana. Sì, ok, e volevo solo dire che era al riguardo di quello che ha appena accennato. Sì. Dico un'ultima cosa che fa parte ancora di questa stessa esperienza. Quando inizia la colluttazione verbale, perché di fatto è una colluttazione, il confronto, la discussione, no? Loro mi dicono, e non è stata l'unica persona, mi dicono: se non le va bene scenda, chi è la porta? Io qui ho il Hausrecht, si chiama in tedesco, il diritto della casa, significa letteralmente, io qui sono il padrone di casa. Ora, la risposta è abbastanza banale, nel senso, lei non è il diritto, non può fare qui quello che vuole, questo è un servizio primario, io ho pagato il mio biglietto e sono con buon diritto su questo treno, quindi non scendo, se lei ritiene che ci siano problemi, come sempre, chiama la polizia e poi ne vediamo, no? Però, come si volta di pubblico ufficiale, perché non più adesso eccomi, voi ci siete?
Ora mi sentite? Sì, tutto ok. Sì. Ok. Sì. Posso terminare velocemente? Sì. Il dubbio che noto ho ancora è riguardo a questo diritto della casa, cioè l'essere il padrone di casa da parte del controllore. Io immagino che in passato questi controllori avessero forse in parte anche il ruolo di polizia, forse di pubblici ufficiali, se non, no, mai avuto, ok. Io li vedo come il conduttore di un camion che ha la responsabilità di quello che succede nel camion, però no. No, non entrate in quel meccanismo perché è funzionale alla legislazione che loro vogliono imporre nella trasformazione. No, tu fai quello che dico io, ma nello stesso qual tempo la responsabilità è tua. No, non entrate in questo meccanismo. La responsabilità è mia e in quanto mia io devo utilizzare questo tipo di servizio a pagamento perché non c'è un'alternativa. Come vi ho già dimostrato col concetto ospedale, io ho il diritto di utilizzare questo servizio. Perché? Perché non sono stupido, io so dove sono, so in che situazione mi trovo, so che c'è questa ambiguità giuridica di quella condizione, so che in questo momento non sono più statali, ma devono far utilizzare quel servizio come se lo fossero ancora, nel momento in cui il cittadino, nella conoscenza, esercita il diritto. Perché? Perché non c'è un'alternativa di scelta. Allora, in questo momento io esercito quel diritto e sono in diritto di esercitarlo, perché ancora non c'è la conversione in legge dell'identità digitale che chiude quella possibilità. Vi preparo che nel momento, come ho già fatto, che nel momento in cui avviene la conversione in legge dell'identità digitale, sì, hanno il diritto di dire se non ti sta bene scendi. Quindi prepariamoci, perché altrimenti, come ho detto già altre volte, saranno proprio i famosi risvegliati a farsi più male dopo. Sono quelli che andranno a prendere al varco. Quindi, mi raccomando, quello che stiamo producendo ora è per evitare che ci sia quella trasformazione definitiva, ma che rimanga questa condizione ambigua, in modo tale che il 98%, ma come vale il 98? Anche 98,5. Il 98% è già preso. Il 2% continua ad esercitare i propri diritti. Ma se questo non bastasse e avverrà comunque la conversione in legge dell'identità digitale, dobbiamo trovare altre soluzioni, ma non quelle che stanno trovando qualcuno, quelli che pensano di essere liberi e che stanno credendo di farsi la libertà, perché la stanno creando comunque all'interno del sistema, stanno rispondendo comunque alla funzionalità del sistema,
quindi sono dentro, ok? Se ci dovesse essere la conversione in legge dell'identità digitale, è inutile che ci battiamo i pugni al petto. Basta. Questo vorrei che fosse chiaro. Noi dobbiamo agire oggi perché dobbiamo evitare che ci sia la conversione in legge. E per quanto riguarda il fatto che si è messa a inviare i miei dati in giro per mezzo mondo, il controllore che è salito dopo sapeva già della mia esistenza. Cosa si fa in questi casi? Si rigetta e si disconosce. No. Si fa una segnalazione. Perché? Perché io ho già lasciato il consenso nel momento in cui sono entrato alla 679 del 2016 e quindi all'utilizzo dei miei dati. Quindi tutt'al più faccio una segnalazione di tutto quello che è successo. Semplicemente un racconto per la descrizione, quello che è successo, che lei ha mandato in giro i miei dati, praticamente questo è il punto, e senza il mio permesso, e questo è il punto? Senza il mio consenso, sì. Ok, ti ringrazio. Okay. Di nulla. Stefano, vuoi raccontare la tua e poi dopo ci salutiamo e ci vediamo domani sera, magari anziché 9:30 facciamo prima. Ok, allora cerco di essere brevissimo. In treno, e questi chiamiamo controllori, capotreno, eccetera, sono a mio avviso, non tutti quantomeno, visto i discorsi che ho fatto con alcuni di loro, anche lunghi mezz'ora e interessanti, sono in conoscenza che i loro comportamenti ricevuti come istruzione nei confronti dei viaggiatori hanno, diciamo, lo scopo o la missione di fare quello che quelli ai piani alti vogliono oppure no? Allora, io spero che questa domanda sia stata fatta come istigazione a delinquere nei miei confronti, perché altrimenti mi verrebbe, come la vecchia Valentina faceva una volta, uscire fuori di seno. Ma faccio finta, ok? Ok. Che sia stata fatta apposta. Io, Valentina Fusco, so che cosa c'è al di sopra di me? Sì. È mia responsabilità essere in conoscenza di che cosa c'è al di sopra di me. E in virtù di questo, scegliere come comportarmi. Quindi non è un mio problema. Non è un mio problema se il controllore sa che chi è al sopra di lui vuole questo in te. Non mi interessa. Non mi interessa. Oggi non mi interessa. Perché oggi basta guardarsi intorno, farsi due domande e dire: ma sogno, son desto, ma va tutto bene? Ma è normale? Ma che sta accadendo? Ok? Quindi io ho il dovere di dirmi: ma è giusto quello che mi vogliono far fare? Vi vorrei ricordare del racconto di una ragazza che dove il suo fidanzato ha lasciato il lavoro perché lo stavano indottrinando alla violenza fisica verso i ragazzi. Quindi, certo, ripeto, la mia è una domanda proprio volta al fatto che, da quello che è stata la mia esperienza, alcuni di questi sono assolutamente
ignoranti nel senso proprio etimologico della parola. Purtroppo non ci credo più all'ignoranza. Ok. E la seconda? Se non a quella della non conoscenza, cioè vuol dire proprio non conoscere niente, ok? Cioè sei da un altro mondo. E quelle persone lì, magari in quel momento ti possono dire sì, hai ragione, è vero, sì, hai ragione. Ok. La seconda cosa è come scabotaggio alla stazione. Mi è successo di non voler dare i dati, il controllore ha detto io non le faccio il biglietto, allora mi sono fatto il biglietto nella macchinetta mettendo XXXDDD. Nel momento in cui non mi è mai successo che il controllore abbia obiettato perché non vanno a leggere il nome di solito quando guardano il biglietto, nel momento in cui succede, a quel punto lì, qual è la possibile, diciamo, reazione da parte loro? Da parte loro? In che senso? Cioè, allora, aiutare i biglietti alle macchinette è sbagliato. Scusi? Scusa? Alimentare l'emissione dei biglietti dalle macchinette è sbagliato. Sì. Nel momento in cui il controllore o il bigliettaio del caso si rifiuta di emettere un biglietto, bisogna chiamare il 112. Meglio okay. Ancora il 117, che è la Guardia di Finanza, e enunciare a loro ciò che sta accadendo, e cioè la volontà di pagamento del biglietto di viaggio, ma il rifiuto da parte dell'ente. Ok. Perché? Perché dietro minaccia di date caratteristiche. Ma è l'ente che quelle sono le sue volontà, le sue disposizioni. Mi perdoni. Quale alternativa ho pubblica affinché io non sia sottoposto a quelle disposizioni? Nessuna. E allora i signori per legge sono obbligati per non commettere reato di discriminazione a farmi salire come dico io, perché l'unica prerogativa è che io paghi il biglietto. Ok. E l'ultima al riguardo della situazione in ospedale, nel momento in cui uno conosce e sa che diciamo, c'è il suo diritto alle cure, cosa succede nel momento in cui ho sentito che succede, ci sono persone che per fare un certo tipo di intervento devono aspettare ad esempio un anno e mezzo, ma nel momento in cui pagano glielo fa il dottore lo stesso, magari anche nello stesso ospedale a pagamento. Anche lì dovrebbe, cioè uno si deve imporre e pretendere che l'intervento venga fatto nei tempi simili a quelli del servizio a pagamento. Come si impone un cittadino di fronte ad una evidenza del genere? Esercitando il suo diritto e facendo una segnalazione e procedendo. No, si denuncia, perché questa è istigazione a delinquere. Ok. Grazie. Di nulla. Allora, io ringrazio tutti voi. E noi andiamo perché la merendina ci aspetta. E per gentilissima concessione. E ci vediamo domani. Probabilmente ci saranno delle sorprese, nel senso, come abbiamo voluto provare i veri temerari a una diretta notturna, magari domani proveremo i temerari alle 5 del mattino pomeriggio. Ancora non lo faccio a quell'ora, però magari primo pomeriggio anziché farla la sera, e vediamo, potrebbe anche darsi che poi alla fine si va di nuovo una notturna.
Però voi aspettatevi la qualunque, no? Perché tanto ormai siete abituati. Si è abituata il tribunale, la polizia, i carabinieri con me. Quindi abituatevi anche con la prefettura, tutti sono abituati con me. Non si può mai sapere che cosa succede con me, quindi abituatevi anche voi e domani si vede. Se ce la fate a dare un po' di preavviso, basta un'ora e mezza, qualcosa del genere. Va bene, ci provo. Io non lo faccio per la Vigos, perché almeno non ci blocca in diretta. Va bene, ok, allora come non... Però ci provo. Magari voi guardate, arriva una faccina piuttosto che dei puntini. Qualcosa, guardate le faccine che sono sempre molto motivazionali a quello che sta per succedere. Come non detto, va benissimo. Grazie a tutti, ci vediamo domani, buonanotte, buon sabato. Ciao, andate grazie. A ballare. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte.